prima parte di IT! In questo Halloween che non finisce mai! No, finisce oggi. Ma col bottissimo! La parte 3 del secondo film. Ma la parte 5 di tutta la papagna. 5. V per Vendit. Sì, Venditti. Finalmente scopriremo tutta la verità. A cominciare da... la riunione dell'Annamo a morì ammazzati gang. Dopo la morte di Harry. Sfruttato malissimo. Ma vabbè. Manca solo Bill. Chiamiamo Bill. Torna qua, che hai finito? Fai un disegnino e mandami una foto! Dimmi! Vieni qua, non fa cazzata la fiera! Devo ammazzarla! Per vendicare Giorgi! A tuo fratello gli piaceva troppo One Piece! Fissato che barchette! Era un fan di Shanks, voleva far cosplay! Allora, perché bisogna pensare ai bambini? Una volta eravamo noi bambini e ok, ma mo siamo adulti! Quindi siamo noi che dobbiamo pensare ai bambini! Capito? No, ma stiamo arriva uguale. Bill lascia la fiera e corre dove aveva eseguito il rituale. Le fogne, la casa di Elbow Street. No, lì è dove avete fatto scappaita affiondate e poi l'ha inseguita per mozzicargli la lingua. Vabbè, l'importante è che sono arrivati tutti. No, andate via! È colpa mia se state in sta situazione. It ha scelto tutti noi! Questo ci ha unito cazzo! Tutti papabili, pappabili per It! Non te prende meriti che non hai! È vero che sei il capo e ci hai sempre spinto ad andargli addosso! Ma funziona solo se ci andiamo together! Anche se siamo de meno! 6, 5, tu stai all'ospedale, ha fatto quasi ammazzata un certo Mark, fratello di una vittima di It! Ma noi appunto tutti insieme se siamo messi in circolo e ti abbiamo mandato il nostro potere. In 5 mandano il potere facendolo diventare Super Saiyan Mike God. Eppure adesso dovremmo metterci in cerchio. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Anche se 5 è un numero potente, sì, ma non come 7. Entrano nella casa che sembra allargarsi con la presenza dei It e restringersi quando se ne va. Come il numero 12 di Grimble Place? Sì. Ben ha un po' di gastroenterite che si sta facendo delle giarrettiere con le mie putella. Non è Rocky Horror Picture Show. E non ci posso credere. Mo hanno messo il pezzo del frigo con Stan. Ma perché adesso? È durante la cena. Perché anche lui è entrato nel circo dei Pennywise. Contorsionista. Là, il marketing compie passi da gigante in questo film. Usano la panza di Ben come cartellone pubblicitario per il reboot di Home Alone. Artisti! Mentre con Stan non lo so che succede. Perché mi guardate così? Che c'ho il zampetta in faccia? Sì, ennesimo casino random. Sto film è carino, se vede che hanno letto i libri, anche se hanno mischiato un po' le cose. Ma siamo quasi alla fine del film e avranno detto 5 frasi inerenti alla trama. Non ti spiegano il loro legame, non ti spiegano il rito, non ti spiegano la tartaruga, non ti spiegano i motivi di Stan. Tutto questo l'hanno ributtato quasi tutto. Harry inutile fracico. La ciccia dov'è? Se lo chiede pure It, che se vuole mozzicarrici. Dopo che Ben ci fa vedere la dominoplastica riuscita benissimo. Eddie il coltello! Eddie! Fammi ci pensare. Eddie, dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto per te, ci pensa Ben a dargli le totò. E non vorrei che fosse una citazione al lavoro che dovrà fare dopo, che si collega al vero motivo per cui sapevano di dover tornare al vero Stan. Te lo dico fra poco. Perché niente, devo rosicà. Eddie stravoltissimo come personaggio, mi sa più di tutti insieme a Ricci. Eddie che morirebbe per Bill Cheat. Quasi caga sotto come Ricci. Eppure Bill gli sbrocca. Legame dell'amicizia. Vuoi che muoia anche Ricci? Fammi ci pensare. Non mi ricordavo che avevano messo un pozzo dentro a casa delle Wall Street. Che curiosa scelta di design. L'importante è che vadano nelle fogne. Le intricatissime fogne di cui stranamente si sono perse tutte le mappe da 50 anni. Per uscirci da ste fogne non sai che hanno dovuto fare. Subito arrivati alla porta col simbolo. Va bene. Beverly sente qualcuno. Chi? Tom Rogan? Che era venuto a cercarla ma l'hanno tagliatissimo? No! Inferius! Mi sa che è sempre la striga. E ti fotte, è rimasto solo sul montarozzo! Ce la faranno i nostri eroi o se farà altri 40 minuti di film da solo? Proprio lui che sopravvive. Infatti rieccoli. Mike, da qui dove andiamo? Ma perché?
perché lo chiedi a Mike? È la skill di Eddie, quella di sapeddo annà. Ha una bussola nella testa, cheat. Da una scala che va da Ryoga, Eddie. Quanto sei bravo a orientarte? Nelle fogne dovrei stare finché It non muore male. Oppure qualcuno dovrei trombare. Non ho capito. Io gna faccio, regà. Fammi da una botta. De inalatore. Dammi qualcosa. Tu sei forte! A tutte le ore, alligatore! Al primo squillo, coccodrillo! Ci stanno pure i coccodrilli qua? È una frase che dicevamo da piccini! Mi sono calmato. Bravo. Forse adesso è diventato Letty forte? Gli stanno dando minutaggio a stecca! Perché? Perché stanno per succedere le cose? Vedremo. Pia sto pezzo de ferro. Sconfigge It? Se ci credi, sì. Ma non è d'argento! Questa è una fogna, non compro oro. Che vuol dire se ci credi? Perché se ci sono per esempio 10.000 contadini che con la forza della loro credulità creano un vampiro, ci sarà sempre un bambino che immaginerà un piolo con cui ucciderlo. Ma il piolo è sempre un pezzo di legno. La mente è ciò che lo rende letale. Quindi arriviamo al confronto finale, capitolo 2, e con esso a tutte le risposte. Nessuno è più basic. Siamo nella tana The Hit. Dove c'è Tom Rogan? Morto! Perché ha visto la vera forma di Hit. E boom secco, perché quando è in casa sua It mica usa le sue malie. E che cazzo, un attimo di relax, sto in pantofole. Finiamo con Tom Rogan che l'hanno tagliato. Perché era qui? Perché oltre a cercare Beverly, aveva rapito Odra, influenzato da It. Anche Odra era venuta a Derry per cercare marito, poraccia, ma te rendi conto? E anche lei vede la vera forma di It. Ma regge botta. Però impazzisce. Piomba nei pozzi neri, a piombo, e riesce solo a pensare: mio Dio, è femmina! Plot twistone? It? È Itta? Idda? Sì! Stephen King, ma ci ha fatto assumere il gender di un mostro spaziale! Non te la caverai così! Odra poi viene imbozzolata, sospesa per aria e resa catatonica. No, Bev! Bill la trova e la lascia lì! Come lasciò lì il Bev al primo film, tra l'altro! Lo vedi che l'hanno sovrapposte? Perché dobbiamo uccidere It! Sì, ho capito, ma avresti anche dei doveri verso tua moglie! Non sei proprio un protagonista bravo, Bill. Gli metti le corna, la lasci là! Un antieroe, dai! Quindi sì, It è femmina! Ma perché è importante che sia femmina? Perché nella tana non c'è solo It, ci sono pure le sue uova! It è incinta e ce l'aveva anche allora. Ecco perché sono dovuti tornare ad ogni costo, per porre fine sia a lei che alla sua progenie di la tartaruga solo sa cosa. Che ormai stanno per nascere, sono arrivate, eccole. Ma dopo 27 anni ancora come ova. Lunghina come incubazione. E Stan lo sapeva, per questo ha voluto fare il patto. E forse pure per questo ha compiuto l'estremo gesto. Perché si è ricordato e ha fatto: ho cambiato idea. Un It sì, ma pure una mandria degna Pit anche no. Che capirai, It piccoli fanno più casino come noi da ragazzini. No, non gli faccio da babysitter. Ed è questo il lavoro che dovrà far Ben: bruciare e schiacciare tutte le uova. Per questo il ragno di prima mi sembrava un figlio di It. E così farà: brucia nuovo, schiaccia un ragno, brucia nuovo, schiaccia un ragno. Tutte, una per una, senza diventare pazzo. Alla fine saranno più di 100. Una per una. Detto questo, abbiamo capito perché sono tornati. Abbiamo capito perché It è qui, come è arrivata. Abbiamo capito che è femmina. E ora capiamo veramente cos'è It. La spiegazione che dà il libro è che è una non luce ai confini dell'esistenza conosciuta e sconosciuta. I famosi pozzi neri. L'essenza del male. Un dio non creato dagli uomini. Ma che vuol dire? È un casino. Un'altra cheat del libro è che è un essere peloso, formicolante e infinito.
fatto solo di luce. Una luce arancione, una luce morta, che imita la vita. Pagina 1106, questo è It. Un fidget spinner peloso. Ma come fa una luce a essere pelosa? Un volpino luminoso. E la roba più simile che un essere umano può vedere, senza rimanerci secco tipo Tom col cervello squagliato, finalmente viene rivelata. Un ragnone gigante è la forma più vicina. Spider-Man, vaffanculo, non ti guarderò mai più. La forma più vicina è Aragog. Ma cos'è sto coso ridicolo? Ha finito col clown, diventa ragno e basta. No, perché c'avevo Biscasgard, usava la faccia sua. Ho capito, ma fammi una faccia da ragno, con le fattezze di Biscasgard, con la motion capture, tipo come hanno fatto con Smaug e Beverly. Sì, Beverly Cumberbatch. No, Pippit Carselunghe. Ma dai. Ma siccome ora è in questa forma, per la grande legge sopra tutte le cose, gli esseri viventi devono sottostare alle regole della forma che assumono. Quindi sta forma deve combattere coi pro e coi contro. Ma se esiste un'esistenza cosmica cattiva come i... ne esisterà anche una bra, magari, che ha dato una mano ai nostri eroi? Sì, parliamo un po' di sta famosissima tartaruga. Non lo sai, ma è sempre apparsa nel romanzo e nei film, sin dai tempi di Giorgi. Ma cos'è? Allora, prima dell'universo nostro esistevano due cose, forse tre. It e la tartaruga. A una certa la tartaruga fa It. Non me sento tanto beh. E sbratta l'universo. Com'è romantico. Chi crede nel Big Bang crede pure che i vaccini te fanno appiccicare paraurti delle auto. No, bene, non ce l'avevo con te. Non era body shaming. Big Bang lo eri una volta. Perché il nostro universo è un insignificante ovetto. Citte. Dopodiché, la tartaruga si ritirò nel suo guscio. Arrivederci e grazie. Passa un po' di tempo, milioni di anni, It arriva sulla Terra e scopre che chi se fa la pupù sotto, prima di morire, ha un buon sapore. Più latte meno cacao, più strizza meno ciao ciao. Si creò quindi la sua piccola cittadina supermarket, Terry, la sua riserva di caccia. Mangia e s'abbiocca per sognare. E poi si risveglia con un certo Langmuorino. E così via. Per sempre. Finché non sono arrivati sti ragazzini. Ma che volete? Cattivi! Che hanno rischiato di farla secca. E It odia le novità. Come la vecchietta che è. E l'aver provato dolore è stata una novità. Poi proprio il dolore ha provato, non l'apprezzamento. Posso capire perché non voglio provarlo più. Ma soprattutto ha provato paura per la sua vita. Ma è stata veramente la tartaruga, che è un po' come la Svizzera, se fai cazzi sua, ad averglieli mandati contro? O qualcun altro? Comunque, dagli è sta tartaruga, ci ha dato una mano da bambini, ci darà una mano pure ora? No! Perché questa esistenza senza tempo, miliardi di anni, è morta! In sti 27 anni! Tra quando erate bambini e adesso! Che tempismo, cazzo! E com'è morta? Sarà stato in modo erucissimo per salvare i piani di esistenza conosciuta, strozzandosi nel suo stesso vomito. La creatrice del nostro universo, Mbriagona, si è sbrattata a due galassie nel guscio, citta, è morta, soffocata. E questa rappresentava il bene? Bene! Successe quando a Bill è venuto il blocco dello scrittore. Allora era veramente lei a guidare le loro vite. O forse c'è n'altro? Non si sa. Quello che si sa è che adesso inizia il rito di Chud. E qua, anziché lo smozzicamento delle lingue pernacchiose, c'è veramente il revival del grande mago piccolo e il maestro mutatio. Il vaso del Pandoro serve prima per accendere un focherello e bruciare i ricordi dei bambini. Ma che cazzo fate? Ma perché cambiate così tanto? Ma perché fanno i film basati sui libri? Che non so i film dei libri! Cioè non c'entra un cazzo! Tu dici cambi qualcosina, uno se sta zitto. Un cazzo! Altre trame, altri backstory, altri svolgimenti! Ma che è l'ambientazione? L'ambientazione asti, ma che cazzo! Eddie brucia l'inalatore! Quest'altro la barchetta di Giorgi! Ritornata a lui
dopo 27 anni, tipo la Ford Anglia. Bev brucia l'haiku. Ben la pagina dell'annuario, che si è tenuto pure lui per 27 anni. Cringe. E buco de trama. Perché mi stai a far capire che non te sei scordato un cazzo allora te? Ma non è possibile! Mike butta un sasso. Col sangue incrostato de Bowers. Sempre della lapidazione guerra dei sassi quando lui divenne amico. Ma che schifo. Cioè tu vai a prendere un rito che gli malaiani hanno fatto 30.000 anni fa e ci vai a mettere un cazzo de sasso insanguinato. Ma te lo sei tenuto come feticcio veramente. E rituale fallito. Come cazzo brucia un sasso? Non è il fuoco de Balerion. Il rito di Shud è compiuto. Eccolo a voi. Che battaglione! Prima del ragno, It viene rappresentato così. Il loro nemico è un lampadario incazzatissimo. Questi continuano a dire frasi che dovrebbero significare qualcosa, ma tu mi devi dire lo spettatore che cazzo capisce. Ok. Tutta sta baracconata filler manco funziona! Quindi perché mi fai perdere 10 minuti di vita per sta cagata? E perché non ha funzionato? Mike? Che vuoi da Mike? Che manco dovrebbe sta qua? Non hai fatto vedere loro la quarta incisione, vero? La quarta incisione? Non gli hai detto cos'è successo agli Shokopiwat? Non ce ne frega un cazzo degli indiani filler! Di Shokopiwa, degli Orochok! Vabbè, che gli è successo? Sono tutti morti! Ah! Pensavo avessero aperto un casino! Mike ha tradito tutti! Mike è il cattivo! Sto film sta distruggendo anni di lavoro di Obama, di Black Panther. Niente, la ragnona esce fuori finalmente. Un circense de Chernobyl. Inseguimenti vari. Buoni stronzi. E te lo giuro, il libro che è lunghissimo, sono 1200 pagine. Tutta la ciccia e le spiegazioni sono le ultime 200. Proprio ta 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 ta. Il combattimento dei Hit dura pochissimo. E sto film di 3 ore riesce ad allungare le robe corte e a stringere quelle lunghe. Qua gli vanno addosso, fine. Il grosso è nell'iperspazio. Ma forse ho capito. Mo li ha mandati ognuno nella loro zona ad affrontare il mini boss. Succede sempre prima del ragnone, ma vabbè. Perché in teoria qua si dividono. Ben va spiace che i ragni. Beverly rimane con Eddie. Perché? Mo vedi? E avanzando piano piano rimane solo Bill. Ma tipo la fine del primo libro di Harry Potter, che ognuno fa una prova e rimane solo il protagonista? Sì. Però non solo Bill, pure Richie. Mo te dico che fanno veramente. Ma nel film rivediamo le porte numero 1, 2 o 3. Aprimo la peggio. Hello Mahari, hello Baratagia. Ma se è la peggio, che la apri a fa? Aprimo la più scialla. No, non li compro gli Shiba Coin. Ma aspetta, è un essere peloso, formicolante. È la vera forma di It. No, è l'ennesima stronzata. Film, ti stavo dando fiducia. Ma tu fai ride quando non dovresti. Metti tristezza quando vuoi far ride. Bill incontra il se stesso del passato. Si è tuffato nel pensatoio. E continua a darsi la colpa, come t'ho detto, per la morte di Georgie. Ci sta. Ma dopo 7.047.011 volte che It l'ha fregato con sto trucchetto di Georgie, non gliene frega più un cazzo di che forma prende. Sentito morto! Parla che vongole. Bravo Bill. Beverly vede citazioni a Shining e si ricorda di quanto Stephen King non ci capisca un cazzo dei registi forti. Un mare di sangue, come da piccola qualcuno avrà aperto un ascensore, mentre Ben viene seppellito vivo, chiaro simbolo del colesterolo che aveva da piccino. E boh, cose. Visto che si rivede Al Marsh, spendiamo le due parole su di lui. Sto film è una scusa per parlare di cose che mi hanno colpito del libro, come al solito. Perché leggendolo Al Marsh, lo stavo rivalutando. Perché nel film te fanno vedere che Yemena è forse altro. Ma invece nel libro, per la stragrande maggioranza delle pagine, Yemena solo. La tratta come un figlio maschio. Sbagli, ti devo menare. Perché le figlie hanno più bisogno di correzioni dei figli. Cital Marsh. Taleb Marsh. No. Comunque Yemena solo. Niente cose brutte sotto intesi strani. A posto. Ma non è a posto per niente. Ma non vedo sessismo. Ma non vuol dire un cazzo. Detto questo, è anche capace d'esta ore a parlare con Bev, a fargli vedere gli insettini,
o come si disegna, perché è bravo a disegnare. Gli faceva vedere come era diventato Lord e ha venduto milioni di dischi. Sembrava bravo il signor Marsh. Quello per Bev e suo padre. Infatti, si potrebbe considerare anche un'allegoria, metafora, iperbole, alleghiperbotafora, di quello che i bambini pensano quando i genitori sono abusivi con loro. Non può essere mio padre a farmi questo. È qualcosa di cattivo che glielo fa fare. Quello non è più mio parente. Quello è io. Una scusa per la cattiveria umana! Insomma, leggevo del padre di Beverly e non lo capivo. Meno male, tu dirai, non sei un pazzo scocciato! Ma mi mandava in tilt sta cosa di padre bravo, premuroso e poi botte. Perché? Pensavo fosse un padre manesco. Sai, ha la mentalità dell'epoca, anni 50. No? Same old story. No! A una certa, il padre di Bev sprocca re delle Midlands style, sempre fomentato da Hit, come Harry, come tutti quelli danneggiati che gli entrano in testa. Ma comunque, io ringrazio Hit parte 1 che la fa passare così, eppure sto film, perché nel libro Al Marsh vuole controllare se la figlia è ancora vergine. So come si fa, cheat. Andiamo avanti. Nel film minutaggio buttato in cose artistiche. Ma fammi vedere il macroverso. I liti sconosciuti. Il film de prima è inutile. Entrava tutto qua. Eppure de più. Le mezz'ore perse in cose strane. Ok che è un film d'orrore, ma non fa paura. Fa strano. Bill versus Bill, con la pistola sfragnapecore usata pure al primo film. Meritiamo di morire. No, ti devi perdonare, Kaneki. Tutto filler, tutto filler. Vieni qua, mamme fragico. Boom! Tocca a Mike affrontare le sue paure. Yentai. Ma lo salva Ricci. Sei una schifosa puttana. Ma no, vi siete appena ricordati che è femmina e subito col sessismo. Boh, rito di Chud. It lo guarda negli occhi. Oh, sto pezzo mi è piaciuto. E m'ha anche disturbato sto cambio repentino. C'entra pure col libro. Jack It. Così dovete fare l'or film. Perché c'entra col libro? Perché è così che si svolge la battaglia con It, sia da bambini che da adulti. Questo è il rito di Chud. Una battaglia mentale. Un mozzicamento di lingua mentale. Ah, però gliela mozzicano veramente, anche mentalmente, eh? Nel senso che sentono la polpa della sua lingua sotto i loro denti. Ah, e nemmeno l'ha invitata a cena. Ma te ci ha invitato lei per cena. Da bambino, Bill guarda It e imbocca in sto iperspazio, incontrando la tartaruga. Superata quella a super piottamila velocità, It lo trascina nel macroverso, fuori dal nostro universo, dove c'è il suo vero corpo. Perché è possibile che quella che vediamo sulla Terra non sia nemmeno l'It reale, ma un pezzo, la sua proiezione mentale. Te porta da lei per condannarti alla follia eterna. Perché It è una che se la lega poco al dito. Se la guardi e te fa paura qualcosa che abbia le dita. Lì nel suo mondo non può essere uccisa. Ma Derry sì, per la regola della forma che devi abbozzare e sottostare. E adesso da adulto, sempre Bill la guarda e va nel macroverso, cercando di mozzicargli la lingua. Ma la liscia! Allora ci si butta Ricci, che l'afferra! Ricci è importantissimo! Ma pure lui sta e cede. Quindi tocca a Eddie. Piccola chicca che noto ora, di che colore è la luce dei caschi? Vai Eddie! Sostanzia la crescita del personaggio! Ha in mano il piolo della salvezza! E lo tira contro la vampirona Magna Regazzini comunista! Per madre Russia! Ma It gli usa la reverse card e lo infirza lei! Nel libro gli stacca un braccio a mozzichi. E dico che braccia c'ha una sfiga. Ma va bene uguale, questo non è importante. L'importante sarebbe la trama. E che Bill e Ricci riescono a dare un cazzottone mentale a It. Insieme glielo danno, sconfiggendolo nelle loro capocce. Ed è anche importante che Eddie faccia la fine di una ragosta con le chele inchiodate. E
Eddie? Scemore! Pure nel libro! Addio, Ez! Non chiamarmi Ez! Scus! Insegna agli angeli le malattie psicosomatiche. E il corpo dovranno pure lasciarlo là. Si è un pochino ripreso sto film. Da, l'annamo a morire ammazzati, gang. Oltre a tener fede al suo nome, è sempre de meno. Ma non è venuta meno la loro convinzione! Ormai sanno che il segreto per sconfiggerla è credere nel magico, nell'assurdo! Come i bambini! Depositari di tutto quello che saremmo potuti essere! Bisogna credere nelle fake news! O sai che te dico? Che la terra è piatta! No, ma poverina! Poi non è carino, è un tipo! E io sono dimagrito grazie all'adenocromo! Ma che stronzata! E poi quello mantiene giovani, è pure sbagliato a dirla! Ti sei rotta una zampa! Riparala con ramen! Ma non hanno senso quei video! Imagination Land! No! Stanno stretti sotto i letti, sette spettri a denti stretti. Lo fanno indietreggiare a suon de vaffanculo. Letteralmente. Recappone di tutti i mostri. Citazione alla mummia, che ha visto ben da piccolo. E vabbè, l'hanno messa. E paradossalmente, l'hanno rappresentato così, il rito di Chud. Più coi vaffanculi che con qua roba strana mafubba paganesimo. E questo è facendo diventare hit. L'uomo focaccina. Un palloncino sgonfio. Oh, ma pure. Pure a loro gli vi ha male. Lasciamo perdere. Se ne andiamo. Se ridemo fra 27 anni. No! Pille è secco, ma in compenso è pazzo. E gli va addosso. Il tuo cuore non è puro. A questo punto It ha perso ogni volontà di spaventarli, ma vuole patteggiare. E gli offre tutte cose, come un diavolo tentatore. Ma Bill corre veloce, più veloce del diavolo. Non dire così. Vi riempio ancora più soldi. Basta che metti una mail commerciale che abbia senso, non meme. Piasti 1000 euro e lasciamo andare. Sponsorizza It VPN. Piuttosto mozzicame. Nessuno di voi mi ha mai apprezzato. Non capite l'arte. Bill procede alla rimozione dell'organo addetto al pompaggio del sangue. Eh? Gli strappa il cuore dal petto. Visceral. Qua invece lo fa Mike. Perché fa tutto Mike. C'ha la visione Mike, tradisce Mike. È Mike il protagonista, non Bill. Se lo vedi senza leggere il libro. Alla fine lo sfragnano insieme sto core. L'importante è che lo sfascino, come nel libro. È il 31 maggio 1985, ore 10:02. It sconfitto. How could this happen to me? La luce dei defunti defunge. Quindi fugone. Perché un altro dei massimi cliché è che quando sconfiggi il nemico si sfascia tutto. Il luogo dove abitava? No! Tutta la cazzo di città va giù. Derry finita. Derry era It. Derry. Prima cascano tutti i luoghi dove It ha fatto merenda, tipo la cisterna, quella dei ragazzini morti annegati de Stan, si mette a rotolare in giro, liberando l'acqua, che fa sprofondare il centro città, e la voragine poi si allarga sempre di più. Un fulmine casca sul ponte dei baci, perché c'è stato tutto un temporalone, bordello. E tutti i vecchi di Derry, quelli più omertosi, o che avevano partecipato alle stragi passate, cominciano a morire a caso. Biblico proprio! Alla fine. A Derry quel giorno ci furono 67 morti e 300 feriti. E invece nel film è tutto a posto. Fanno i tuffettini. Ancora, ni scarichi delle lavatrici di Derry. Vabbè, come il film prima. Ti sei sposato. Sì, ma niente di serio. E si è visto. Si chiude pure la sottotrama Ricci Gay? Era Eddie l'amato? Non sto a capire. Perché adesso ti dico io veramente chi amavano i perdenti. Complimenti, Muorino. Sei qui, ce l'hai fatta. Il tuo premio sarà la verità. Su Bev! Tutti quelli del club dei perdenti amano Bev per un motivo o per un altro. Tutti pazzi per Bev! E cos'è che fa Bev di importantissimo che te sto afforesciato qua da inizio de sto riassunto? Eh? Non siete pronti. E manco io. Qua sicuro me demonetizzano e speriamo nient'altro. Andiamo per gradi. Dopo aver sconfitto It da bambini, i perdenti sentono che il loro legame di amicizia si sta sciogliendo. Come appunto se fosse stato It a legarli. E a missione compiuta li slega. E mi pare giusto. Al ritorno si perdono nelle fogne. Perché non arrivano dritti così. E come famo? A ritrovare la via? L'idea ce l'ha Beverly. Ma che idea!
ragazzi, lo so. L'essenza del... Facciamoli scopare, così, de botto, senza senso. Non mi invento niente. Ma hanno 11-12 anni. Lo so. E c'è una donna sola. Lo so. Puffetta. Lo so. Ma me lo dici così, Trono? Eh sì, come te lo dice nel libro. Che appunto, no, spinge molto sull'amore. Che provano l'uno per l'altro sti ragazzini. E tutti per beverli. E sulla condivisione. La condivisione. Per esempio, tutti usano l'inanatore di Eddie una volta. Capito come? Uno per tutti, tutti per uno. E tu, ignaro, fai... Oh, piccoli angeli. L'amore più forte di ogni cosa. Ma tipo Lili, l'amore, l'amore che vince sempre? Sì. Vabbè, quindi Caruccetti per 1000 pagine di libro su 1002. E troviamo Bill e Bev da grandi. Che si ritrovano pure loro. Il pezzo che ti dicevo prima, dove concludono. Vanno all'amore. E mentre stanno lì lì popo per siglare l'accordo dei sensi, Bev se ne esce così. Tutti! Me so trombata tutti! Cos? Non è carino da dire proprio adesso. Mi fa venire qualche dubbio sulla mia mascolinità. Ma che fai, pensi all'altri? E perché proprio a Mike? No, lo scopri così. Ma che schifo. Questa è la prima reazione. Stephen King non sta bene. Stiamo foraggiando non un pedofilo, attenzione, ma un vuglie de orge de ragazzini, insieme alla tartaruga embriagone e guardona. Ma poi c'è la seconda reazione, che sgrida la prima. Non capisce l'arte. L'amore. Sì, ma Lily mica si è trombati i malandrini. E Piton, che sarebbe stato l'uomo più felice del mondo. Risorti i problemi, risorto coi malandrini. Si sarebbe tagliato i capelli. Lo so che ci siete rimasti un po' così, so sicuro. Beverly, donna di facili costumi, da clown. Ma invece io ci vedo. Dai, e Beverly, te sei fatta l'area. Avrei voluto vedere la gente se Beverly fosse stata maschio e l'altri femmine, eh? Ipocriti. Ma come si svolge la situazione? Sì, te lo dico, fa troppo ride e schifo. Fa schifo e fa ride. Questo è it. Beverly si comincia a spogliare, random. E fa: chi è il primo? Popo, sotto a chi tocca, dai, che fa freddo. Una dodicenne così random. Bev, che fai? Vi dimostro che vi amo tutti. Ho capito, ma noi ci aspettavamo una letterina, qualcosa che si fa da bambini. E poi così saremo uniti. Il potere dell'amicizia. Sì, lo so io che potere è. Ma chi te l'ha detta sta cosa che ci unisce? Mio padre. Vabbè, l'agricoltore laureato al college de Derry. Più lo leggi, più non ha senso. È irricevibile sta cosa. Te credo che non l'hanno messa nei film. Tu pensi? Ma io dico no. Io dico ancora una volta, guardala dal punto di vista di Beverly, perché è Beverly che decide di farlo. Non è un'idea di Bill o Ben o chi te pare. Beverly, che soprattutto pensa pure: io sono stata il primo amore di tutti voi. Ho timbrato tutti. E le donne che mi sono venute appresso sono solo pallide imitazioni di me, vero Odra? Siete tutti simp miei. Già meglio. Il primo è Bill. No, Eddie. Quindi Beverly perde la virginità con Eddie. Peccato per questo Bill, Ben, Richie, Mike, Stan. Dopo questa posso pure morire. E Beverly gli fa: togliete i garzoni. E Eddie: no, mi vergogno. Ma te rendi conto? Non pensare orge pagane. Cioè sì, rito di ciunte non è proprio cristiano. Ma comunque non è una cosa è una cosa quasi dolcina. Quasi. Ma se la metti dal punto di vista di Beverly, come t'ho detto, la puoi mettere sta scena. Nessuno la mette. Nessuno è coraggioso. Vi è qua da scrivo io digeribile. Digeribile come Giorgi. Comunque, finito con Eddie, ripete con tutto. E ogni volta che concludono, è Beverly che gli dice: ti è piaciuto? Cioè, Beverly, basta, li stai a distruggere sti ragazzi. Ma veramente? Chiedi a tutti: l'hai fatto? Fatto. Anche se non sa manco cosa. Per fatto, intende? Cioè, arrivare al capolinea, diciamo. King's Cross. Sei arrivata a King's Cross? No, solo Ben arriva a King's Cross. Te lo dice Stefano. Te lo descrive. Che poi sta cosa manco è utile per sconfiggere It. E dopo, e per ricaricare GPS, per trovare l'uscita. Ma Bill è l'ultimo. Cerca di parlare con Beverly. E Beverly gli dice: sta zitto. Ma è la prima volta. Anche per me, eh? Solo per te ormai. Sii delicata, please. Quindi così va. E
lo fa per dei motivi seri, Beverly. Questi qua, che ti ho detto. Lo fa per essere finalmente padrona del suo corpo, dopo che se n'è sempre vergognata per colpa di suo padre. Così poi, tra l'altro, fa esattamente ciò di cui aveva paura al padre. Vai a fare le cosacce con gli amici, sì. Un altro cerchio che si chiude. Lo fa per un sacco di cose belle. Ma io ho cercato di spiegartela al meglio. Ma se te immagini sei ragazzini in mezzo alla merda delle fogne, al buio, ai liquami, dove due e l'altri aspettano zitti. Ma che facevano l'altri? Mentre che ne so, Ben e Beverly al buio a sentì gemiti, zitti in ginocchio. Oh! Capolavoro del maestro questo? Quarta di copertina del libro? Dopo tutto questo, a Eddie gli riparte la bussola, la skill. Si ricorda dove annà. Ma guarda un po'. Ma alla fine della fiera, la riga che mi ha fatto più schifo, misto orrore puro, in questo libro è a pagina 1145. Torniamo al film. Ben bacia Bev, perché anche se è Bill quello che andava bene durante l'avventura, è Ben quello con cui tornerà. Sempre è stato così e sempre lo sarà. Pure Bill lo sa. Ognuno ha un suo ruolo. Infatti loro alla fine andranno a vivere insieme. Oh. Stavolta solo Ben, ok? Bev, fammici pensare! E come so tornate a inizio film, le cicatrici sulla mano se ne so riannate. Sintomo che cominciano a dimenticare un'altra volta, perché hanno sconfitto It. E il prezzo è la loro amicizia. Che stia a significare l'amicizia tra le persone che si perde crescendo? Tipo te lo ricordi l'amichetto delle medie quando vi dicevate saremo amici forever? Mo do sta, eh? No sai? Uguale. In questo epilogo Mike chiama Bill. Ormai gli unici due che più o meno si ricordano tutta sta storia. Perché non stiamo dimenticando come l'altra volta? E vabbè, e allora vaffanculo. Vaffanculo! Sto spiegando fino a mo' quello che Bev ha dovuto fare per non far dimenticare un po' di più! Stavo cercando di regge! De non blastate, film! Ma te le cerchi! Mo' si ricordano, perché It è morto. No, te scordi uguale! Anzi, l'ultimo paragrafo del libro te fa venire i dubbi su tutta sta storia proprio! Potrebbe essere solo un sogno di Bill! Perché l'ultimissimo capitoletto proprio fa, si sveglia da questo sogno dove pensava di ricordasse bambino eccetera. Ma quale sogno? Quindi hanno ricevuto una lettera. Sì, da Hogwarts, che c'è dai diritti per tutte le idee che ci hanno fregato. No, dalla moglie di Stan, Patricia, contenente gli ultimi saluti del primo amico che l'ha lasciati. L'avete viste le ova, stronzi? Così imparate a piamme per culo al club. Eddie è morto? Taglie. Richie non è contento però della morte di Eddie, perché era veramente Eddie l'innamorato di Richie. Sì, sì, vabbè, tutti filler. E finale accuratissimo alla It. Tocca a Billy e voi ci avete rotto. Voi vi chiamate grandi, ma vi pisciate sotto. Voi che sapete tutto, de Terry e chi c'è giù, ci avete rotto. Fine the chapter 2. Fine! Considerazioni finali. Sto film è particolare. Ho come l'impressione che, se non hai letto il libro, non ci hai capito un cazzo. Sia perché mettono pezzi filler che te confondono solo, sia perché non dicono niente, a parte cazzatine tra di loro, che non interessano a nessuno tranne a zia Gina Flessa, che vede Beautiful dal 1958. Sia perché ogni tanto buttano frasi che te dovrebbero spiegare qualcosa, ma che te spiega la luce a oscurità, morta... Per il resto, so jumpscare. Pure messi a caso, appunto, se non coglie citazioni. Cazzo, hanno messo tutte le location quasi precise. Sto film è un guscio bello con dentro niente, quasi. 3 ore così. Ma perché dura così tanto? E veramente, che l'hanno fatto a fa quello prima? Se questo è pieno di flashback. Io pensavo che questo riguardasse solo la vita adulta, visto che quello di prima era solo loro ragazzini. Dovevano farle solo uno, e anziché i silenzi o le fillerate, ci mettevi la tartaruga, la spiegazione dei Hit, il magroverso. Non te dico tutto, non te dico per forza uguale al libro, ma almeno qualcosa. Perché non l'avete fatto? Perché così te l'ho potuto dire io! Sei content? Eh? D'aver saputo quello che ha fatto Bev? Eh?